Una vera e propria discarica tombata con rifiuti tossici nei pressi di un'azienda valdarnese. Questo quanto scoperto anche grazie all'uso di apparecchiature sofisticate come il georadar dalle fiamme gialle di San Giovanni Valdarno guidate dal capitano Ubaldo Collu che hanno portato a termine l'operazione assieme a ARPAT, Carabinieri Forestali, con la collaborazione anche della sezione aerea del Reparto Aereo Navale della Guardia di Finanza di Stanza Pisa. Per L'aria circa 400 metri quadri sono così scattati i sigilli. Le indagini erano partite nella scorsa primavera da alcune informazioni raccolte dai finanzieri nel corso degli ordinari controlli. Svolti l'aria tombata, che nascondeva di fatto rifiuti pericolosi come solventi e lastre di vetro piombato, si trovava nei pressi di un'azienda del Valdarno che si occupa di produzione e lavorazione di materiali per l'arredamento. I rifiuti tossici si trovavano nel sottosuolo di uno spazio occupato dalla stessa società dove di recente erano stati effettuati lavori di ristrutturazione e cementificazione con conseguente sversamento di sostanze nocive secondo l'ipotesi degli investigatori. A seguito delle perlustrazioni e dei primi riscontri delle analisi fatte integrati da mirate attività di polizia giudiziaria, i militari hanno così interessato la Procura della Repubblica di Arezzo segnalando la posizione dell'azienda l'azione si è conclusa con il sequestro dell'aria per violazioni alla specifica normativa a tutela dell'ambiente e con l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria di due avvisi di garanzia nei confronti dei due soci amministratori dell'impresa